Antonio Padellaro, se veniamo alla politica di casa nostra, oggi il leader della Lega Salvini ha detto che non voterà il decreto economico se non cambieranno alcune cose. Il vice segretario del PD Orlando ha detto adesso che l'ostruzionismo della Lega è incredibile. La tregua politica è finita o l'opposizione sta semplicemente facendo il suo Ma io credo lavoro? che sia legittimo che una forza d'opposizione decida di intervenire laddove ritiene che le misure del governo non siano adeguate. L'ostruzionismo è un'altra cosa. L'ostruzionismo è mettersi di traverso per evitare che un determinato provvedimento, questo di cui stiamo parlando, di enorme importanza, venga approvato. In tempi, In diciamo, tempi rapidissimi, perché rapidi, non credo, mi sembra che la scelta dell'opposizione in questa fase sia stata anche per forza di cose una scelta di buon senso, cioè esercitare la critica in certi limiti. Io spero che Salvini e la Meloni e chiunque altro fa opposizione continui su questa strada. Volevo aggiungere una cosa, Lilli. Prima Tarquinio parlava delle persone, sono perfettamente d'accordo. Però queste persone oggi sono da 12 giorni, 13 giorni in una situazione di costrizione. Ecco, dobbiamo interrogarci su per quanto tempo ancora questa situazione può essere portata avanti. Cioè, abbiamo detto il 25 di marzo, benissimo. Certo che se ci fosse uno slittamento ulteriore per ragioni della salute oggi pubblica. molti ministri lo danno per scontato, che si Ecco, andrà bisognerà oltre anche il 3 farsi un po' carico della aprile. tensione che comincia un po' a crearsi nel paese, perché è evidente non si vede ancora l'uscita dal tunnel.